Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Clash Royale. Arriviamo a 300 like, condividete il video e iscrivetevi al canale se nuovi. Lasciate l'hashtag Clash Royale qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E andiamo avanti con questa nuova puntata ragazzi. Stavo già registrando, invece non mi ha registrato le clip. Infatti ho vinto precisamente due partite tranquillamente. Siamo andati avanti anche un pochino col pass battaglia, mi sembra di una pista. Poi mi avete detto anche che praticamente c'è la guerra in atto, che non so come funzioni, però intanto voi la state facendo. Morduchino ha provato due battaglie e la perse malissimo. Quindi sinceramente speriamo che la vinciamo, non so come funge. Allora ringrazio comunque e saluto tutto il clan che piano piano si è riempito. Siamo 2 su 45 online, quindi niente male. Ok, direi a questo punto di andare avanti sempre con il mio nuovo deck a imparare un pochino a giocare. Ho preso anche il baule d'argento, niente di eccezionale sinceramente. Possiamo andare avanti e vedere che cosa succede. Morduchino sembra che piano piano sta cominciando ad apprendere come si usa questo deck. Non è proprio il top, non è proprio sveglissimo Mordug, però ce la dovrebbe fare. Hanno vinto due di fila e voi non l'avete visto perché Morduchino si è dimenticato di premere registra. Quindi andiamo bene. Allora, oserei tirare una bella palla che rallenta lì e una bella torretta qui. Perfetto, quello va giù. Tanto quell'arciere va a tirare un colpo preciso. Uno. Contro Victor. Ok, lui va di quello. E noi andiamo di questo. Ci mettiamo anche una terremoto sotto, dai. Ok, non ha messo niente, quindi... la torre si è presa i suoi danni. Con gran piacere è smezzata. Allora, se va tutto come penso io, possiamo usare lui. E risparmiamo anche. Ok, non è andata bene 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 perché è andata a finire davanti al mago. Però, dai, meglio di niente. Ok, non abbiamo consumato tanta energy, infatti siamo di nuovo full. Il nostro avversario non ha messo niente e quello sta proseguendo verso la torre, quindi un paio di colpi gli tirerà. Sì, infatti gliel'ha tirato. Ottimo per noi. Ok. Allora, usiamo i piccoli a questo punto. Ai piccoli me l'ha massacrati non so come in verità. Ok, allora proseguiamo di qui. E i due arcieri dovrebbero dar supporto al cinghiale. E fanno danni alla torre, quindi la torre va giù. Ottimo, ottimo, ottimo. E Victor è già stato quasi sconfitto. Senza troppi problemi. Mamma mia, che bellezza quella cosa che è successa lì. Ok. Vai, attiriamolo, ciaone. Potrei anche pushare a sto punto dall'altro lato, vai. Proviamolo. Ci credo poco, eh. Però si può provare. Addirittura non ho messa un'altra. No, ha lasciato perdere, raga, si è reso. Si è reso e basta. Ha detto non ce la faccio. Lasciamolo vincere, grazie. Grazie, gentilissimo. Ci serviva una bella vittoria commovente. Più 31 per Mordug. Dai. Ok. E per adesso stiamo molto bene. Intanto qua si sale. C'è la ricompensa. Loro sinceramente mi piacciono di più. Prendo 2000 monete. Buono. Per potenziare qualcos'altro sicuramente. Ok, e si va avanti. Dai. Facciamo qualche altra battaglia ragazzi. Dai. Siamo bravi. Siamo forti. Non è vero. Siamo scarsi però. Uno lo dice anche per un po' di autostima. Va bene così, allora. Giustamente noi dobbiamo arrivare a prendere la torre difensiva. Quindi utilizzeremo scheletrini. Utilizzeremo arcieri. Senza troppi problemi. Ok. Andiamo di qua, va. Proviamo. Ah, mi ha fermato in maniera molto pesa. Però non mi ha fermato, mi ha solo rallentato perché alla fine l'abbiamo preso. Allora, vai così. Ok. Ho fatto la mossa sbagliata, sinceramente. No, non lo fermo a quello grosso. Quella è enorme, raga. Io non capisco neanche come si possa fermare una cosa del genere. Ok. L'ho rallentato, ma ci ha fatto una vagonata di danni. Ecco, io non sopporto le carte esagerate. Voi direte perché le carte esagerate? Perché quella è una carta esagerata.
Per fermarla ci vuole una strategia specifica e ci vuole tanta situazione precisa. Niente, questa la vedo molto persa. Assolutamente molto persa. Allora, giriamo sulla faccia di questi. Il problema è che c'ha pure la strega, giustamente. Ok. Qualche colpo me l'ha tirato uguale, raga. Cioè, me l'ha massacrati, no? Il cavolo de... De cosetto, non lo sopporto. Ok, però viene eliminato, dai. Dagli scheletrini. Questa è persa. Io questa già la vedo che è persa, raga. La vedo da un chilometro, perché se riesce a mettere quel coso grosso... Noi siamo morti male. Il problema è... Eccolo. Quello, dicevo. Allora, lo posso rallentare così magari... Riusciamo a difendere un po' quella torre. Non mi sembra sia riuscito il nostro intento. Niente. L'ha fregato. Quella va, non va giù, però. Ci è mancato poco, insomma. Allora, proviamo con la terremoto. Ok. Ci stiamo provando ad avanzare. A sto punto avanziamo con tutto, visto che lui rompe. No, ci ha fregato. Sì, guarda quanta roba è riuscito a mettere, raga. Come lo ferma questo? No, non ce la posso fare, raga. Pensavo che io riuscissi a tenerlo, invece. No, moriamo anche il Sudden Death. No, quella è morta. Vabbè, una vinta e una persa. Ci può stare, dai, ci ha massacrato. Sarebbe il caso però di non fargli fare anche quella interna, che dite? Ce la famo? Mi vedo veramente poco. No, è troppo grosso. Ha una strategia diversa da quella del mio mazzo, quindi vince. Assolutamente, prendi le 3 coppe. E vabbè, una vinta e una persa. Ci può stare, no? Ci può stare. Ok, andiamone a fare un'altra. A sto punto, vediamo se riusciamo a portarcene a casa un'altra vinta. Oh, qua c'è una cassetta. Tieni compensa, gioca delle carte. Va bene, gentilissimi. E direi di proseguire. Dai, facciamone un'altra, vediamo se la vinciamo. Quindi una vinta, una persa. E vinciamo un'altra e stiamo a posto, stiamo a pace. No, un altro giapponese. Ci ha presi, sono bravi, abbiamo capito. A parte gli scherzi, però si sono dimostrati abbastanza abili. Oh, 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 ho fatto lo sbaglio della vita. Sapevo io. Ah, ma questo carica subito così, insomma. Senza né sì né ma. Va bene. Vediamo un po' se posso farlo pure io. Bam. Però l'ho fatto un po' male, quindi un po' di scheletrini sono sopravvissuti. Gliela abbassiamo, per carità. Pure più di quanto ce l'ha abbassata lui, però è uno piccolo problema. Vediamo un po'. Marilotto sulla faccia. Olle, questa cosa ci è piaciuta. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Stato gentilissimo. Però sono un cretino. Pensavo che reggesse di più quel coso. Invece non regge un cavolo. Ok, i pipistrelli servono per rompere la torre. E fino a qui l'abbiamo capito. Ok. Brutta situation, perché ha aspettato che la nostra difesa calasse. Ok, rimettiamo i 2 arcieri giù. Abbiamo le energy pulite. Allora, fermiamo questi. Però ne prendo uno solo. No, non prendo nessuno, che bello. Bravo Mordug, sei stato utilissimo. Proviamo a pushare tutto a sinistra mentre lui pusha a destra. E lo facciamo noi e lui no. Yeah. La torre va giù. Non va giù. Si è salvata la sua torre. Bene. Come si dice? Bene ma non benissimo. Ci sprechiamo neanche le energy. Allora, infastidiamolo. Bella, mi è piaciuta quella. Benissimo così. I pistrelletti presi. E che gli dimo mo però? Non so se la terremoto funziona. Sì, funziona. Ok, abbiamo salvato la torre. Ah, non ci arriva messa. Sì, ci arriva. Colpetto. Colpetto. Perfetto. Difendiamo.
Non ci riesco a difenderla, mi sa. Invece sì. Salvati. 3, 2, 1. E ci portiamo anche questa vittoria a casa. Con tutte e due le torri su. Perfetto. Mamma di turchi, slot bauli pieni, giustamente. Ok, prendiamo un po' di soldini. Qua leggo live, che cos'è live? Guerra live, chi è che sta facendo la... Andiamo a vedere uno dei nostri che sta facendo il combattimento. Ok, Jimmy P777 sta combattendo. Aia, sta cercando di difendere la torre. Mi sa che non ce la fa però. Non so bene la sua strategia d'attacco. Si è difeso, eh. Ah. Ok. Sta attaccando direttamente la base avversaria. Sta a fare il caricone. Caricone. Caricone in sudden death. Vediamo un po' che cosa succede. Ce la farà il nostro compagno? Non ne sono molto sicuro. Ho visto che gli ha un attimo eliminato tutto e ha difesa alla grande. Mette i pipistrellini che penso siano molto comodi a questo punto dopo averli visti. Ai ai ai. Quello era un mortaio. A botte dei mortaio gli sta rompatore. Se non si velocizza potrebbe rischiare male. Oh oh. Sta provando ad attaccare di peso. Ok. Perfetto, devi difendere a sinistra per forza. Mi sa che non ce lo fanno arrivare. No. Però sta attaccando ancora. Ah, peccato, l'hanno fermata. No. No, mo lo prende da quella torre e gliela devasta. Sì, palla di fuoco. Lui ha tentato direttamente al centro, ma in questa maniera ci è andato forse a rischiare troppo e a perde. Almeno che non riesce col caricone da adesso. Cioè, in pratica sta usando come difesa il coso grosso. E forse ce l'ha fatta. O no, non ce la fa. Ce la fa. Non lo fanno passare là davanti. E invece, eccolo. No, danni di pipistrellini, non ci credo. Quello c'ha le palle di fuoco, se gliele tira... Ha vinto, sì, ha vinto. Guarda che mazzo infame che è di quel tizio, veramente. Palla di fuoco. Un po' tiraglia tranquillamente da là. Ok, mo deve cercare di difendere quel poco che gli è rimasto di quella torre e aggredire dall'altra parte, niente. L'ha spinto troppo, l'ha spinto, non ce la fa. È morto. Terza. Mi dispiace per il nostro compagno di squadra. Non è vero, ancora vivo, non si sa come. Magie, magie. Non ho capito questa tecnica e questa scelta, però. Se va bene a lui, va bene a noi. A parte che quell'avversario è basta una palla di fuoco. Non la sta utilizzando, sta aspettando fino alla fine. Gliela sta fa apposta. Poi gli tira la palla di fuoco, guarda, eh. No, non gli serve neanche tirarla. No. Morto. Vabbè, dai, ci hai provato, ci eri quasi riuscito. E va bene, quindi abbiamo visto anche una partita in diretta di uno dei nostri che sfortunatamente ha perso. Poteva forse pushare o difendere più sull'altra torre. Va bene, non è un problema. Ok ragazzi, questa era la puntata di oggi di Clash Royale. Arriviamo a 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi. Lasciate l'hashtag Clash Royale qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E ci vediamo nel prossimo video.